Bentornati a SOS Arezzo TV, caro Beppe. Ieri sera, ti ricordi, mentre eravamo qua, abbiamo incontrato... Sì, che ce l'ha qua alta in mezzo, eh? Ce l'ha qua alta, eh? Ma noi siamo d'avventura, eh? Allora, ci te vicino qua. Dico che, ti ricordi, ieri sera eravamo qua e ci ha raggiunto un... credo una persona che avesse un... che ha, credo, qui un terreno, insomma. Sì, e ci ha richiamato l'attenzione... dicendo del degrado qui, addirittura gli escrementi, dov'è qui che abbiamo visto che c'era la gente addirittura viene qui a farci i bisogni, no? E non solo, ci ha parlato di Sea King, che qui vediamo delle bottiglie che vengono lasciate abbandonate, ci ha parlato anche di Sea King, perché qui siamo in una sala privata nei pressi dell'entrata della Obi, quindi zona quella che una volta era Ipercop, che si chiama Copfi. Ah, ma è vero, hai ragione. E quindi praticamente gettano anche le siringhe. Ci ha detto che la zona è stata ripulita, ma vediamo diverse bottiglie, siringhe gettate qui in questa strada, praticamente nei pressi dell'ingresso di questa strada privata, e probabilmente è stato ripulito qualcosa. Si presta, sì. È una zona, è un angolino in un posto molto trafficato, però molto molto buio la sera. Sì. E quindi si presta per questi problemi. Sì. È pieno qui di bottiglie, vedi, tutto abbandonato. E poi, come dicevamo, nell'ingresso di questa strada privata, questo cittadino trova di tutto, tra cui appunto abbiamo detto queste bottiglie, le scarpe, tanto ormai qui scarpe, bisogni, escrementi, come potete vedere, e poi rifiuti che arrivano fino all'interno di questa strada privata, perché sono anche a bordo qui della stradina. Con le auto non possono passare. No, con le auto è sbarrato, però dice che il cartello proprietà privata l'ha cambiato varie volte perché glielo tolgono anche. Sì. E quindi, insomma, è un'area, come dici te giustamente, che si presta, perché la notte qui è buio e, esatto, e magari non c'è grandi passaggi. È completamente buio, te lo dico perché capito qui al lobby ogni tanto e ho potuto verificare. Capito al lobby, poi ripasso dalla stradina per andare in Deferentina e si vede benissimo appunto che c'è questa problematica. E niente, qui è difficile dire chi ti dovere intervenga, perché... No, questa è un'area privata. Qui è privata, però là non è privata. Fuori non è privato. Sulla strada non è privato, la strada è vicinale. È vicinale, sì. Esatto. Quindi, insomma, però ecco, è sempre il sintomo del, diciamo, di tempi un po' degradati. Purtroppo è il sintomo dei nostri tempi. Purtroppo è così. È triste doverlo accettare, però purtroppo questa è una delle problematiche e delle piaghe che affliggono la nostra società. Una delle tante piaghe, però diciamo che sta diventando una delle più importanti. Bene, ringraziamo il cittadino che appunto ieri ci ha richiamato e ci ha raccontato di questa situazione, e ci vediamo domani.